Lo stronzo è tornato! Sì, anch'io lo pensavo andato per sempre. Sono passati 7 anni! Sei ancora incazzato perché quella volta ti ha quasi battuto? Fanculo! Era per dire. Ormai tutto è cambiato da quando se n'è andato. Questo è certo. Gli darò il bentornato spiegandogli chi comanda su questo creato. Sono guai. Mio caro Alastor, ti pentirai. Lo vedrai, tutto è nuovo oramai. Puoi dire addio al vecchio status quo. Ora si va in onda! E andiamo in diretta. Guarda la TV. La prima notizia riguarda un relitto del passato che è stato visto zompettare in città dopo 7 anni di assenza. A qualcuno è mancato, qualcuno l'ha notato. Ne parleremo più tardi. Quindi il demone dalla radio è tornato? Cosa vorrà quel dannato? Mi chiedo che cosa avrà in mente. Fortunatamente ho buone notizie. È un fossile, un dimenticato. E non voglio essere sgarbato. Ma è anche un contatto. Sono imprescindibile. Rubarmi la scena è impossibile. Io visibile, lui inascoltabile. Se gli darete il tempo sprecherai. O se te non lo farai, caro Alastor, se te ne vai, a nessuno mancherai. Mentre stava in radio, siamo passati al video. Insomma, gli assati vecchio oramai. La TV ora va forte e di lui che se ne fotte. Bentrovati, quanto tempo, siamo live. Lo so che mi sono mancato e un po' di stile ho portato. Ci voleva proprio un broadcast, dannati su Ite. Voi non lo ascoltate. Non certo un curioso e mediocre video podcast. Ma dai, lo sei sicuro? Non piace a nessuno. Davvero Mox è abile, nessuno si è mai chiesto se forse il merito va solo al suo entourage. Fanculo! E chi l'avrebbe detto mai? Ha chiesto a me di unirsi a lui. L'ho respinto e ne fa un dramma tutto qua. Sei solo un vecchio di merda, conoscerai la sofferenza. Oh, c'è un'interferenza. Io ti radio. Temo che tu abbia perso il segnale. Sarai tu che te ne prendi.